degrado di non vivibilità che è sotto gli occhi di tutti, che avvertiamo tutti, che viviamo tutti ogni giorno. Questi esperti politici che hanno amministrato fino a un mese fa, fino a un anno fa, fino a due anni fa, che oggi si ripropongono senza aver ritenuto di venire a spiegare perché dopo un anno, dopo due anni o fino a un mese fa erano magari in una determinata amministrazione e oggi si presentano anche in contrapposizione a quell'amministrazione. Beh, questa mancanza di chiarezza, se questa è l'esperienza politica alla quale faceva riferimento questo sindaco, noi siamo fieri e orgogliosi di non essere esperti politici, siamo fieri di non avere questa discutibile esperienza politica. E poi un'ultima cosa e poi passo la parola all'onorevole. Il 6 e il 7 maggio non si vota per andare a fare politica, il 6 e il 7 maggio si vota per andare a trovare gli amministratori locali, per scegliere nelle varie liste coloro che riteniamo più capaci, coloro che riteniamo più competenti, più efficienti, più onesti. In questa coalizione, senza mancare di presunzione, non abbiamo l'esperienza politica ma abbiamo l'esperienza professionale, la competenza professionale, tecnica, giuridica. Siamo tutti persone che non vivono di politica, che non hanno bisogno di vivere di politica. E fatemelo dire, siamo persone che si stanno proponendo con una certa umiltà anche, che non guasta e che forse serve a Sava in questo momento. Grazie, passo la parola all'onorevole. Buonasera. Arturo, io mi auguro veramente, me lo auguro per i savesi, non so se essendo tuo amico posso augurarmelo anche per te, mi auguro che tu possa diventare sindaco di Sava, perché Sava merita una persona onesta, una persona trasparente, una persona idealista, una persona per bene, una persona nuova che però non ha vergogna, non ha paura di candidarsi all'interno di un partito, perché l'antipolitica che in queste settimane, in questi mesi sta montando nel nostro paese e alla quale dobbiamo prestare attenzione è figlia della cattiva politica, è figlia di quella politica che pur di rimanere a galla accetta compromessi, di quella politica che pur di mantenere le leve del potere fa gli accordi anche col diavolo, è figlia di quella politica che non ha la capacità e il coraggio di rinnovarsi, è figlia di quella politica che è distante dai cittadini, che è chiusa nelle sacrestie dei partiti. Noi invece siamo la nuova politica e la nuova politica si può fare e si deve fare anche agli interni del partito, di un partito che ancora oggi è il primo partito a livello nazionale e anche se qualche leader nazionale di altri partiti pensa di aver potuto lanciare l'OPA sul PDL, rimarrà molto deluso, perché da che mondo è mondo l'OPA viene lanciata dalla rappresentazione più grossa, dal partito più grande e non dal partito più piccolo. E io quando ti sentivo parlare, della seconda volta che vengo qui a Sava in questa campagna elettorale, ed è sicuramente un onore, non è un sacrificio, e ritornerò tutte le volte che sarà necessario, che tu e gli amici lo richiederete, quando ti sentivo parlare stasera e quando ti ho sentito parlare in occasione della presentazione ufficiale della tua candidatura, sono tornato indietro al 1980, 1980, anno nel quale io per la prima volta, giovane procuratore legale, un po' più o meno come te, decisi di accettare una sfida in un partito difficile, in un partito che in quegli anni era ai margini della politica, di quel glorioso movimento sociale italiano che si incarnava in Giorgio Almirante e che vedeva in Pinuccio Tatarella un punto di riferimento importante. Non mi interessava stare a tutti i costi all'interno di una maggioranza, ero un giovane avvocato, probabilmente sarei stato eletto anche nella Democrazia Cristiana o nel Partito Socialista. Volevo fare una battaglia di rinnovamento sapendo che forse mai sarebbe arrivato il momento che il Movimento Sociale Italiano potesse arrivare a governare la città. Io non ho cambiato. Io sono rimasto un uomo di centrodestra che ha attraversato tutti i percorsi di cambiamento per i quali ci siamo adeguati alle esigenze e alle aspettative dei cittadini,
Dal 1995 Francavilla Fontana è retta da una giunta di centrodestra che è completamente nuova rispetto a quella che per 30 anni ha governato la nostra città, e se continuiamo ad avere il consenso dei francavillesi vuol dire che è una giunta che fa il proprio dovere, fatta di persone che guardano i propri cittadini negli occhi, che camminano con la schiena dritta e che fanno quotidianamente il loro dovere. Io, sentendoti parlare, sono tornato a quegli anni e quindi mi è un po' venuta la pelle d'oca, perché ho rivissuto quei momenti difficili quando si fanno delle scelte che possono cambiare la vita di una persona. E allora io ti auguro a Sava di averti come candidato sindaco, perché vedi, io abito a Francavilla Fontana, non abito molto lontano, non conosco nel dettaglio le questioni savesi, ma sicuramente so quello che succede e so che chi vuole denigrarti, non avendo argomenti per farlo, che chi vuole attaccarti e farti passare agli occhi dei tuoi concittadini come la scelta sbagliata il 6 e il 7 di maggio, non avendo argomenti validi da utilizzare, essendo tu un professionista per bene stimato sul quale non si può dire assolutamente nulla, ricorre ai soliti espedienti della vecchia politica, perché vedi, la vecchia politica non sempre risiede all'interno dei partiti tradizionali, la vecchia politica molte volte nasce anche all'interno delle liste civiche, di quelle liste civiche che si propongono come il nuovo e invece hanno ereditato il peggio del vecchio. E allora queste persone che cambiano bandiera ad ogni competizione elettorale, non sapendo e non potendo accusarti e contestarti delle inadempienze o delle incapacità, ricorrono a due espedienti che definirei veramente modesti, definirei veramente, diciamo, poco seri in una società civile, in una competizione democratica dove devono vincere le idee, non devono vincere i pettegolezzi. La prima, che tu saresti manovrato e guidato niente po' di meno da quel noto boss di tuo padre. Allora voglio dire che tuo padre è una persona per bene, che ha fatto l'amministratore, ma che ha deciso di fare un passo indietro senza che nessun medico gliel'abbia chiesto, ben potendo continuare a fare politica, ha deciso di fare un passo indietro perché ha sposato la necessità di un cambiamento generazionale, ed è così bravo dal punto di vista professionale che io personalmente, nonostante dopo 40 anni di attività si stava godendo la meritata pensione, l'ho pregato di venire a fare il direttore generale a Francavilla Fontana, cosa della quale sono orgoglioso e fiero e per la quale lo ringrazio. Quindi questo sarebbe il famigerato tuo sponsor, che poi voglio tranquillizzare i savesi che probabilmente sanno le cose che sto per dire, ma io le voglio dire citando una mia testimonianza. Tu sei una persona per bene, che è stata educata a sani principi, che ha grande rispetto per i suoi genitori, ma vi posso assicurare che ragiona con la sua testa. Di questo potete essere assolutamente certi, e forse se qualcosa potrà fare il padre potrà essere quello di essere un punto di riferimento per chiarire qualche questione di carattere amministrativa. È uno che ha fatto per 40 anni il segretario generale, il direttore generale, anche in realtà importanti, in capoluoghi di provincia. Beh, credo che questo dovrebbe essere un valore aggiunto e non dovrebbe essere sicuramente un limite. Quindi mettiamo subito a tacere questo pettegolezzo e diciamo che questa cattiveria alla fine si trasformerà in una freccia a favore del tuo arco, si trasformerà in una freccia a favore della coalizione che ti sostiene, non sarà assolutamente un limite. Passiamo alla seconda cattiveria che viene detta, non potendoti dire nient'altro di diverso. Dice: ma questa è una persona che non ha nessun tipo di esperienza, è una persona che probabilmente non garantisce la risoluzione dei problemi. Anche qui è un'altra bugia. Tu sei un professionista e a me mi sembra che non è stato ancora istituito il corso di laurea in politica, per cui uno per fare il politico, per candidarsi a sindaco, deve fare l'università. Io credo che la palestra più idonea e più adatta per reclutare i rappresentanti della società e dei comuni che noi rappresentiamo è la professione, è l'attività che si svolge quotidianamente, è il commercio, è l'artigianato, è l'imprenditoria. Noi prendiamo le risorse da queste categorie sociali che sono punto di riferimento all'interno delle nostre città, e se uno sa fare l'imprenditore, il commerciante, l'artigiano e l'avvocato, vi posso assicurare che saprà fare anche il sindaco. E lo saprà fare
con quella onestà e con quella dedizione, con quella capacità che propone quotidianamente all'interno della propria attività lavorativa, senza bisogno di firmare e di giurare nessun decalogo di fedeltà e di onestà, perché questo fa parte del nostro DNA e non abbiamo bisogno di sottoscriverlo di fronte a chi che sia. E ancora, se l'esperienza è il famoso usato al quale si riferisce qualche volta il segretario Bersani, che quando gli conviene vuole il rinnovamento della classe dirigente, quando non gli conviene dice che è meglio l'usato sicuro, io credo che a Sava non c'è nessun usato sicuro, ma c'è un usato da rottamare, perché questo lo avete detto voi e non lo dico io. Perché vedete, io non vengo a Sava da Francavilla a dirvi perché dovete votare Arturo De Cataldo. Ho l'umiltà e l'onestà di riconoscere ai savesi la prerogativa di scegliere il proprio candidato sindaco. Per me sarebbe un atto di arroganza venirvi a dire dovete votare Arturo De Cataldo. Non lo posso dire, non lo voglio dire e non lo dirò. Sarete voi a decidere oggi e sino al momento del voto quale sarà la migliore espressione che secondo voi ha la legittimità per potervi rappresentare. Però una cosa ve la posso dire e ve la devo dire. Non vi dico perché dovete votare De Cataldo e lo deciderete voi, però vi posso dire perché non dovete votare tutti gli altri. Questo ve lo posso dire anche se sono di Francavilla Fontana, perché vedete, all'interno di queste coalizioni c'è di tutto di più. Innanzitutto noi dobbiamo rendere, caro Arturo, perché questo significa correttezza e onestà intellettuale, noi dobbiamo rendere l'onore delle armi al sindaco uscente. Il sindaco uscente che sicuramente appartiene a un partito che non è il nostro, che sicuramente è stato sostenuto da una coalizione che non è la nostra, che sicuramente ci ha visto fieri oppositori all'interno del Consiglio Comunale, pur potendosi ricandidare per il secondo mandato, ha deciso di defilarsi. E ha deciso di defilarsi non passando il testimone e candidandosi a sostegno per il prossimo candidato sindaco. Ha deciso di defilarsi, adesso faccio una forzatura, ma non vedo un'altra interpretazione, perché è probabilmente schifato dei 5 anni nei quali è stato costretto ad accettare compromessi, ad accettare ricatti da parte di questa gente che ha governato, anzi ha sgovernato in questa città, e che oggi soltanto perché ha fatto un piccolo restyling che si candida in un'altra lista pensa di potersi presentare come il nuovo, mentre il vecchio più vecchio che ha già danneggiato e ha già offeso questa città. Ecco perché voi non potete votare per questa persona. Perché vedete, quando si governa una città, quando si sta all'interno di un'amministrazione, dopo che per 5 anni, bene o male, si è tirato a campare, non si può dire domani è un altro giorno. Io sto da un'altra parte e sono alternativo a quello che rappresenta.